Diagnostics in compagnia del dottor Montanari per chiedere alcune domande dopo l'avvenuto acquisto del microscopio elettronico. Ovviamente è stata una grossa conquista, per fortuna perlomeno continua a lavorare con uno strumento ormai ambito da 3 anni. Come intende proseguire adesso la ricerca, dottore? Adesso cominciamo a lavorare sul serio, perché dopo che io mi sono massacrato per 220 conferenze in un anno in giro per l'Italia, adesso finalmente abbiamo lo strumento e adesso cominciamo a lavorare. I primi progetti sono sulle malformazioni fetali da polveri. Noi ci siamo accorti che queste polveri, di cui tanto abbiamo parlato, passano da madre a feto e inducono delle malformazioni fetali. Ce ne siamo accorti prima non sui bambini, non sui feti umani, ma sugli animali. Ce ne siamo accorti in Sardegna, perché vicino ai poligoni di tiro nascono degli agnelli malformati. In questi agnelli malformati abbiamo trovato proprio le polveri che poi ritroviamo nell'ambiente. Stessa cosa purtroppo abbiamo trovato anche nei feti umani. In questo momento abbiamo messo in piedi una ricerca su questi feti malformati insieme con il dottor Luigi Gaetti, l'anatomopatologo di Mantova. A Mantova ci sono, ahimè, purtroppo parecchie malformazioni fetali, proprio perché Mantova è una delle città più inquinate, ahimè, d'Europa, e insieme con un centro di Catania, col dottor Diego Gazzolo. Poi abbiamo unito a questo piccolo gruppo il professor Paul Coschieri, è un maltese, lui lavora a Malta, perché anche a Malta ci sono parecchie malformazioni fetali, una in particolare, una malattia molto strana, molto, molto rara, si chiama sindrome di Neolexova, che appunto colpisce i feti. E lì andremo, fra l'altro, fra qualche settimana e abbiamo cominciato già a lavorare. Quindi questo è il primo progetto. Il secondo progetto è quello di, ancora una volta, raccogliere un po' di denaro. Ormai la mia vocazione di questuante è inarrestabile, per fare delle borse di studio per insegnare ai giovani le nostre tecniche, per farli venire qui da noi, farli imparare loro quello che noi abbiamo imparato con sangue, sudore e lacrime. Grazie, dottore. E di conseguenza questo nuovo progetto nasce ovviamente dallo studio precedente per quanto riguarda le nanopatologie. Quindi le nanopatologie sono anche responsabili di malformazioni nei feti. Secondo lei un'alternativa a questo ci può essere attualmente in Italia per evitare questo agglomerato di nanopatologie che comunque cominciano a nascere, a essere studiate grazie anche al suo contributo? Sì, queste sono tutte patologie da polveri. Le patologie da polveri, ormai c'è un'amplissima letteratura in proposito, sono responsabili di malattie cardiovascolari, di malattie oncologiche, cioè di cancri, di malattie neurologiche come Alzheimer, come Parkinson. Di questo si sta ancora discutendo, ma ci sono, ahimè, ottime probabilità, e di malformazioni fetali. Come si fa a evitare o a diminuire questa incidenza? Beh, basta diminuire la quantità di polveri che stanno sospese nell'aria. Come si fa a diminuire la quantità di polveri? Si riducono le fonti. Le fonti principali sono il traffico, l'industria e gli inceneritori. Io mi sono sempre battuto contro gli inceneritori, se non altro per un motivo semplicissimo, perché se noi dobbiamo rinunciare a qualche cosa, è meglio che cominciamo a rinunciare a ciò che è inutile. Ora, mentre il traffico, ahimè, serve per spostarci, e noi non possiamo evitare di spostarci nella nostra civiltà di oggi, se le industrie sono difficilmente ovviabili, è molto difficile chiudere le industrie in generale, è invece molto facile chiudere o non fare gli inceneritori, perché sono perfettamente inutili. Quindi è la prima fonte da chiudere. Poi ci saranno delle tecniche diverse da applicare in campo industriale,
delle tecniche diverse da applicare sulle automobili, sui camion. Ci sarà una viabilità diversa da mettere in piedi, ci sarà tutta una civiltà da rivedere un pochino. Comunque cerchiamo di limitare i danni, perlomeno togliendo tutto ciò che è inutile come fonte di particolati. Grazie ancora, dottore. Io la ringrazio ancora veramente della partecipazione, delle possibilità che ci ha offerto, e ci rivediamo comunque a Padova nella prossima conferenza che istituiremo. Grazie ancora a tutti. Grazie.